controllo. Ciao da Marco Merangola, Leadership Lab. Tra le tante materie che ho studiato in ambito di business e di management, mi sono ulteriormente applicato nello studio della psicologia e delle neuroscienze applicate al business. Ecco, sin dal principio rimasi folgorato dalla necessità di capire cosa nel profondo, a parità di mercato, di opportunità, creasse le ragioni dei successi o dei fallimenti degli esseri umani. Ci sono principi che ho scoperto che spiegano come mai alcune persone raggiungono la felicità, l'infelicità, la ricchezza o la povertà, il raggiungimento di obiettivi oppure no, le relazioni più interpersonali più o meno buone e chi vive una vita meravigliosa oppure no. Ecco, sempre più convinto di tre cose poi. Uno, che dietro al business c'è sempre un uomo con tutti i suoi pregi e i suoi difetti, che si può fare e insegnare business in modo umano e che non esistono nel mondo delle opportunità soluzioni preconfezionate. C'è un aspetto oggi di cui ti voglio parlare e che è assumi il controllo. Chiamalo principio, chiamalo come vuoi, ma questo aspetto è fondamentale per ognuno di noi. In pratica questo aspetto mentale ci dice una cosa, che ci si sente felici nella misura in cui si percepisce di avere il controllo della propria vita. Ci si sente invece infelici e frustrati nella misura in cui si percepisce di non avere proprio il controllo della propria vita. La psicologia moderna chiama questo aspetto la teoria del locus of control. Cioè, e lo distinguono, la psicologia lo distingue in controllo interno ed esterno. Ecco, il tuo focus of control è quell'ambito, cioè quindi il dove percepisci di poter avere il controllo. Questo punto determina in maniera pesante il tuo grado di felicità e infelicità più di ogni altro fattore al mondo. Ecco, determina in assoluto anche il tuo grado di sensazione, di percezione di poter raggiungere i tuoi risultati di business, i tuoi risultati professionali. Per esempio, tu ben sai che noi siamo specializzati nell'aiutare le persone a saper prendere decisioni. Ecco, immagina, se nella tua organizzazione di vita, nel tuo lavoro, riesci ad avere il controllo della tua situazione, sarà per te più naturale prendere decisioni con chiarezza. Questo ti farà sentire più forte, più fiducioso, fiduciosa e maggiormente convinto che ogni cosa che ti accade, i tuoi obiettivi, i tuoi risultati, li saprai, li puoi gestire e raggiungere attraverso te stesso, le tue azioni e il tuo comportamento. Al contrario, se ti senti in balia di altri fattori come altre persone, il tuo lavoro, il mercato difficile, le bollette, la famiglia o qualsiasi altra cosa, avendo un locus of control esterno, ti sentirai come una pedina nelle mani del destino. Con il tempo arriverai a sentirti una vittima, a provare quel senso di impotenza acquisita, per il quale ti sentirai con il tempo impotente, incapace di modificare e migliorare la tua situazione. Ben presto potresti prendere l'iniziativa e l'abitudine di scaricare la colpa di ciò che avviene agli altri e di trovare scuse per i tuoi risultati. Ecco, questo pensiero con il tempo ti porta inevitabilmente a scatenare emozioni come la rabbia, la frustrazione, il senso di fallimento. In questo ti voglio dire due cose. In realtà, uno, non esiste una distinzione così netta tra gli individui. In effetti, sebbene sia presente in ciascuno di noi la tendenza per un locus of control interno o esterno, sono molti i casi, rari casi in cui queste due tendenze sono espresse in modo estremo, o da una parte o dall'altra. In questo senso, non sempre le persone con una tendenza con un locus of control esterno sottostimano la loro possibilità di poter controllare gli eventi della loro vita, e non sempre le persone con un locus of control interno sentono di poter controllare totalmente gli eventi che gli accadono intorno. Ecco, molto dipende anche dalle circostanze, dalle aspettative e dagli eventi che l'individuo e dalla gravità degli eventi che l'individuo deve affrontare. La seconda cosa che ti voglio dire, ad ogni modo, ecco, ti voglio dire una cosa, che il locus of control non è una cosa che ti capita per caso, e non che ti appartiene dalla nascita, oppure fa parte del tuo DNA.
con il tempo il locus of control è una tua scelta. Quindi puoi scegliere dove dedicare maggiormente il tuo tempo, il tuo impegno, la tua dedizione, più sul scegliere di essere attore principale di chi sceglie e gestisce e controlla i propri eventi. Perché? Perché pensare di poter controllare gli eventi o ritenere che non si possa esercitare alcun tipo di controllo ti porta a mettere in atto atteggiamenti e comportamenti totalmente diversi l'uno dall'altro e che sono più o meno funzionali al raggiungimento dei tuoi obiettivi di business. Allora ti voglio lasciare con una tecnica verbale che può farti cambiare nel tempo i tuoi risultati di vita e i tuoi risultati di business. È una tecnica estremamente potente che, se la applichi alla tua vita in modo costante e continuo, ogni cosa veramente può veramente magicamente accadere. Allora, presta bene attenzione, ok? Ogni cosa che ti accade e che affronti, invece di dire "e io che ci posso fare se l'evento esterno", ecco, invia alla tua mente questo messaggio totalmente diverso. E io cosa posso fare per? Ecco, questa piccola differenza tra il se e il per fa per te la grande differenza. Ti catapulta inevitabilmente, qualsiasi sia la cosa che ti sia capitata, a scendere in campo e assumere il controllo delle tue azioni. Allora fai diventare il cosa posso fare per il tuo nuovo credo ed ogni risultato diventerà l'effetto delle tue azioni, dandoti maggior senso di potere e felicità per la tua crescita professionale. Marco Miracolo.